Buonasera a tutti, ciao a tutti. Sono Marco. Marco for Press per la precisione. Questa sera siamo un po' in ritardo, ma ho avuto un po' di problemi tecnici. Uno dei quali, per chi ha già visto le scorse live, gli scorsi video, è la luce. Si è fulminata la lampadina appena l'ho accesa. Ergo, ho dovuto ovviare, davvero fatto in casa, ovvero adesso ho il cellulare sul suo treppiedi. Lo stesso che abbiamo usato sabato per live comica da Mega Comici volume 2. Ringrazio ancora tutti quelli che sono passati e l'hanno visto. Potete recuperarlo ancora per un paio di mesi su Twitch, altrimenti sulla nostra pagina Facebook Contro Comedy. E adesso siamo pronti per andare avanti con gli occulti, il primo DLC di Assassin's Creed Origins. Sarò sincero con voi, ho fatto un po' di ricerche per vedere quanto fossi andato avanti, e in effetti manca l'ultima missione. Manca solo l'ultima missione, spero che sia. Non so cosa c'è da fare, non so cosa bisogna fare, ho visto solo da quante sequenze, diciamo, è composta la storia principale di questo DLC, e ahimè, ne manca solo una, manca solo la finale. Ergo, penso proprio che faremo assolutamente sì la fine della storia, chiaramente, senza neanche doverlo dire. Ma poi, per completezza, comunque per non interrompere subito la live, andremo un po' anche di secondare. Oh, c'è Ivan Blackbird che si è aggiunto, abbiamo fatto qualche follower nuovo durante la live. C'è anche Ivan Blackbird, in realtà era un ragazzo che c'era alla serata, è venuto solo con un pizzico di ritardo e mi ha detto poi personalmente, perché poi lo conosco tra l'altro, di aver recuperato qui su Twitch l'inizio, che non aveva visto. Tra l'altro l'inizio era ovviamente la mia parte, beh, che non è stata nemmeno così breve la mia parte, visto che ho fatto 50 minuti, non solo introduzione e apertura, ho fatto un pezzo intero. Quindi, allora, sono andato parecchio avanti con le cose secondarie, cioè parecchio in realtà. Non ho svelato tutta quanta la mappa, ne ho svelato un po'. Ho preso tutti i trofei tranne quello finale della storia e ho massimizzato il livello di Bayek. L'ho portato a livello 45. Se non erro, con il prossimo DLC, ovvero la maledizione dei faraoni, che probabilmente giocheremo a maggio, ragazzi, perché salvo casi eccezionali non potrò permettermelo prima. 55 sicuro, forse addirittura 60 è il livello massimo a cui si arriva. Ora, perfetto, andiamo dalla nostra Aia mentre vi aggiorno un po'. Ho potenziato anche un pochino le armi, niente di che, perché comunque, ripeto, se non ricordo male, sono abbastanza sicuro che mi abbia fatto scegliere il livello di difficoltà quando ho cominciato la storia. Credo aver messo normale perché non sapevo cosa mi aspettasse, ma Odyssey lo giocheremo sicuramente a difficile. Odyssey, quello che c'ho ai livelli, perché poi gli altri invece che porterò, cioè tutta la trilogia di Ezio, eccetera, eccetera, non dovrebbero avere il livello di difficoltà. Ergo, per supplire alla pausa di Assassin's Creed, inizieremo sicuramente venerdì Tomb Raider, il primo capitolo di questa nuova serie, di questa terza serie. Poi ci sarà Rise of the Tomb Raider e forse Shadow of the Tomb Raider. Comunque, sicuramente il venerdì ci sarà Tomb Raider. Devo decidere se portarlo anche in sostituzione di Assassin's Creed, o se invece, visto che vorrei iniziare anche Red Dead Redemption, portare quello che mi sembra più pieno. Tuttavia, Red Dead Redemption, con la lezione imparata con Assassin's Creed Origins, Red Dead Redemption lo porterò solamente la storia, le cose secondarie me le gioco per conto mio, per non allungare il brodo. Oh, perdonami, Amunet. Amunet, sì, adesso li chiami Amunet. There will have peace until the Romans send another general. It is endless. We must make the Hidden Ones as enduring as the Order. There's a more immediate problem.
Gamelad. The people look on him as if upon a god. They glorify his every action. He fights for the people's freedom. You and I just witnessed him. Have spoken to the villagers. There have been many such massacres. Poi parleremo anche di Assassin's Creed Kingdom dopo la fine della storia. In each, Gamelad sends his rebels to provoke the Romans. The rebels hide among the villagers, inviting the Roman backlash to fall upon the most vulnerable. Many villagers are slaughtered in the fight. You're saying he does this knowingly? Gabilat puzzava de merda dalla prima volta che ci ha leccato il culo. A voglia. This tactic creates martyrs for the cause and families eager to take vengeance upon the Romans. His plan was to cause a slaughter, to recruit more rebels. Che merda d'uomo, He's done this again and again. He's building a rebellion at a terrible price. He's a friend. Come sei ingenuo, Ayak. That Cleopatra was more than a friend. A lover. Yet I trusted her too well. You helped me see my mistake. Non ho potenziato tutte le armi e le attrezzature di Ayak, nel senso armatura, bracciali, eccetera. Qualcosina sì, ma non tutto. He and I must talk. Andiamo. Allora, I am astonished by Gamelad's actions. Is he leading the rebellion for personal power? I don't think so. I believe he wants the rebellion to succeed so badly that he is blind to the cost. He genuinely sees the villagers as martyrs. He does not consider that they had no choice. And the tactic has been successful. He will certainly use it when the Romans send another general. Ho sentito un alchilio. Non... occhio dell'aquila, sì, ma orecchio, eh? Tell me of your life in Rome. It's a marvelous place, full of intrigue, deceit and corruption. The perfect city for a hidden one. I expected you to talk about the wine. The wine will have a taste. I might do that. It is ahead. He will be surrounded by his rebels. Ah, they see him as a god. We cannot challenge him in front of them. Andiamo. Baio, now that Rufio has fallen, so shall Rome. Rufio. All hail the hidden ones who have freed us from Roman rule. Immagino dove continua a darti i soldi se voglio continuare a sentirti parlare. Rufio thrashes ah, no. In the Tuas, drowning in the river of jackals, clasped in the grip of the Lady of Slaughter. Un altro paio di soldini te li do. Ah, devo scoprire l'ubicazione di Gamelad. Gamelad, già l'ho indovinato. Dobbiamo mettere in sicurezza le vie di approvvigionamento dei 5 posti di guardia sulle montagne. Ultimamente i romani sono fatti più aggressivi. I will never tire. Awful young, aren't you? Come here, play soldier, have a laugh. Themselves. I have no reason to laugh. The pen sure. Inside the sun. Scusate. Why you hear that? Ah, eccolo lì, un bel indizio. Una bella persona, direi.
Peccato, volevo dire, perché tra le missioni secondarie che ho fatto ce n'erano un paio collegate alla storia. Ve le riassumerò poi. Neb, where's your leader? Camelot is on a hunt near the oasis. Ah, figa l'Oasis, tra l'altro. Andiamo, Munet. Ho letto. Scusa! I will go speak to Camelot. You stay here. Keep the rebels away. Fight well. Vabbè, lo metto proprio. Ah, però ne approfitto per farvi vedere questo. All hail the hidden ones who have freed us Che mi è stato donato per aver fatto una missione secondaria. Sono tornato al cammello. Ci voleva anche. Un po' pacchiano, non passa proprio inosservato come il credo ordinerebbe. Che figa. Che figa Gamelat, questa the oasi. Grey Tra l'altro, sotto l'acqua c'ha delle. Se riesco ve lo faccio. Oddio, dovrebbe essere l'oasi che dicevo io. C'ha praticamente una città smarrita. Sprofondata, ma non è quello che dicevo io. Ok, fanale. Ma perché? Quanto mi ha ricordato Altair? Visto, cioè, non ho nemmeno tutti quanti i posti. Ho svelato. Ho fatto tutti i punti di sincronizzazione, ma non sono andato da tutte quante le parti. Che scemo. Al cazzo che ti faccio la Babe, thumbnail a te, Camilat. what is this about? You have been provoking massacres. Many innocent villagers have died. Minchia, dai I il have beneficio del exposed dubbio. the vile cruelty of the Fallo Romans. confessare, Those martyrs cazzo. have inspired countless warriors to E continue io the lo so. fight. Martyrs? What are the lives of a few villagers in light of freedom for all? The lives of a few villagers? They had no choice in the matter. Bayek, don't be absurd. We fight on the same side. No. We just Here. fight. We simply fight. We simply fight, giusto. So be it. Oh, that escalated quickly. You will be the ultimate martyr. Your blows will glance off this shield. Buono. Non c'ho lo scudo. Non penso di poterlo caricare. Infatti. Oh, bravo. Beh, va bene, ottima mossa, Vajek. Mossa It's dell'Uriaco. over, Vajek. I have the high ground. Cazzo, è vero, c'ha l'high ground e non mi posso arrampicare, però avevo notato quel cavo da prima. Era ovvio che sarebbe servito. Pensi di alzarte, Vajek? Ok, molto bene. Ok. Sto ancora con l'arco de Fortnite. Stronzo. Stand and fight me. Eccomi. Dimmi se ti piace. Come te fai do. Stronzo. Che qua. Ah, perché? Ha fatto solo due mosse? Ah, ok. Let's end Combatti da this solo. once Ah! and for all. Ah, c'hai la spada che dà fuoco! You Ce l'ho have pure become a torch for the cause. io! Buono, 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 buono! Madonna, mi hai dato subito. Ah, perché. È l'arma che mi You ricarica fight subito. well, hidden one, Ah, but cazzo, my potevo shield fare. is the strongest in all the Sinai. Cioè, è vero, c'avevo gli attacchi a catena, ho sbloccato. Ok, pingaro. Bloccano. Hop, scemo. Mi ha parato. Non solo mi ha parato, ma ha anche Let dato your fuoco. accusations Very turn bad. to ashes. C'ha ragione. Hai fatto. You have Fai become a morire. torch for the cause. Rodola. Magari. Lei. Ma perché non hai lanciato? Avevi caricato abbastanza, stronzo. Burn, Bayek. Perché Let urli, your Vajek? accusations turn to ashes.
Ok. Buono. Attacchi a catena. Attacchi a catena. Attacchi a catena. Non serve. Madonna. Non è la boss fight finale questa, suppongo. Ah, no, non mi dica che devo confermare l'uccisione. Non me lo fa fare in acqua perché... Sì, bravi Ubisoft. Ci avete pensato. Mi sarei aspettato quel buggettino, eh. Me lo sarei proprio aspettato. There is freedom. There is the life of innocence. La tua lama. Both must be balanced on this scale. Non toccherà mai la carne. It is now my heart. Innocenti. That will lie upon the scale of Anubis. Your heart beat too strongly in favor of its cause. The innocent must always be protected. My ardor shone like sun in my eyes. Blinding me. Ha spleso come il sole. Io spero che non sia l'unica cosa che devo fare questa, perché sennò abbiamo già finito gli occulti. Avremmo potuto finirlo la volta scorsa, allora. From this day, 16 minuti. Hidden one will raise a sword against an innocent. So it shall be written. Grande. Proprio definitivo, il credo. In the Duat. May the hidden ones last until the end of time. Wow. Ma è veramente finito. Ma porca merda. È favore secondario. Greatest of leaders, Gamilat, is now dead, and his story lives on in the warriors of the Sinai. He could kill a million tyrants with one breath. A divine arrow. The great Gamilat is no longer. Cioè, quando ho detto che credo è proprio definitivo, nel senso che cioè lo scrivono tutto. Should we kill their dreams? Let them have their heroes. For now, the hidden ones are forgotten. This is to our favor. Infatti Gamelot's death serves a higher cause. No more senseless martyrs. Have we done good? Tutto quello che abbiamo sempre saputo, tutto quello che abbiamo sempre conosciuto degli assassini viene definito in questo capitolo, in Assassin's Creed Origins. Come giusto che sia. Brava mamma Ubisoft. Sono curioso di vedere la maledizione dei faraoni, ma mi sa che sarà più di scontri. Ho visto che c'è roba nell'aldilà. Magari si parla degli Isu. Our tenets need to be passed on principi, to those who have taken our oath. So they have it. The creed must live beyond anyone. No one shall be bigger than the greater group. When I return to Rome, I will not speak of heroes. I will speak of discipline and perseverance. Amunet is a mentor to this brotherhood. Our will never rests. And our blades shall never tire.
Dovevo farlo. Dovevo farlo. Potrebbe essere una buona thumbnail. Potrebbe essere una buona thumbnail. Spostatevi a destra, che se no non lo posso fare. Ok. No, le sto a far raffica perché, ragazzi, è simbolicissime tutte. Hanno rinunciato a loro stessi, al loro nome, alla loro vita, alla loro famiglia. E anche questo sarebbe stata una bellissima thumbnail, però io voglio rendere onore a entrambi i personaggi. Anche qua va. Non sarebbe male. Perché sì. Perché sono entrambi davvero l'Adamo e l'Eva. L'Adamo e l'Eva della confraternita, l'Adamo e l'Eva del credo. E quindi è giusto rendere. Mi piace sto coso. È giusto rendere omaggio a entrambi. A entrambi gli assassini. Bene. Abbiamo finito. Vediamo un po'. All'arco leggero, dirà. Livello 45, qualità inferiore. Però magari posso migliorarlo. Ed è in fiamme. Canzettino modificato. Adrenalina da uccisione. Per cosa posso usarli? Per sapere il tragitto delle persone non mi interessa troppo. Adrenalina 2. Direi che è giunto il momento dell'adrenalina 2. E per un bene superiore abbiamo preso anche l'ultimo trofeo. Bene, ora prima di fare qualsiasi altra cosa, visto che comunque è una live dedicata agli occulti, completiamo gli occulti. Oh merda, c'è questa pergamena che io non riesco a prendere. Non so davvero come arrivarci. Quindi andiamo a farci i punti interrogativi che ci restano e poi le missioni secondarie. Direi di partire da qui. Dove sono io? Lontanissimo! Beh, direi che è dopo. No, questa era l'oasi che dicevo, che probabilmente è la stessa perché, cioè, è l'unica oasi che c'è. Quindi ci facciamo questa. Ora, le due storie secondarie che ho fatto. Una parla del figlio di Taharqa, che era lo scarabeo. Infatti qui non ci sono i Filagas che ci cercano, ma sono le ombre dello scarabeo. Dopo averle sconfitte, Bayek va a cercare indizi sul loro accampamento, trova morti, trova persone seppellite solo con la testa fuori la sabbia, come era stato fatto lui. Riconosce subito l'operato, l'impronta di Taharqa su quell'operato. Seguiamo le tracce per trovare il loro accampamento e alla fine proprio di Taharqa e colui il quale, ricordiamo che sono passati 4 anni dagli eventi principali di Assassin's Creed Origins, colui il quale aveva fatto tutto questo, ci cioè aveva sguinzagliato co contro i mercenari, le ombre dello scarabeo e che ora aveva fatto tutto questo, era il figlio. Non ricordo il nome del figlio. C'è un combattimento molto bello a mani nude, perché è uno scontro davvero uomo a mani nude, anche abbastanza complicato perché è molto veloce il tipo, infatti la prima volta sono morto, un attimo per capire, ah è una tana, per capire, secondo me siete qui, per capire un attimo come funzionasse, mi ha tolto praticamente subito tutta la mia vita, altro io non ho. Complimenti, ma la pantera nera. Ale. Ehi.
avendo un po' di problemi con la dashboard. Allora, venite un attimo in campo aperto che combatte col cammello. No! Combatte col cammello tra gli alberi e con la lancia lunga. No, il top del top. Devo scendere, cazzo, rischia la vita. Tu sei la mia vita. Altro io. Ok, posso fare una creazione. Infatti mi servivano, cazzo, le pelli servate. Grazie mamma Ubisoft che mi fai tenere premuto R1 e vince gli scontri. Tu sei la mia... Cammello, te sei dileguato, eh. Ti sei dato, come dicono in quel di Roma. Accesso a internet. Tuttavia, proviamo con il cavo, perché l'ho cablata. Il computer. Chi è che mi ha visto? Le AINAS? Abilità abbiamo detto dopo. Attrezzature. Posso massimizzare la faredra. Muito bem. Minchia, qua me ne manca 3 addirittura. Crocodilli. Crocodilli. Vabbè, piano piano ci arriveremo. Basta, fammi vedere. Perché mi fai ancora il punto? Ah, ok. Mappa. C'è questa cosa qui vicina. Ci dovrebbe essere una strada per arrivarci. Eccola lì. Forse non arriverà fino al termine. Comunque lo sconfiggiamo a mani nude. E alla fine lui è timoroso. È dubbioso. Perché ha tutta questa rabbia dentro. Questa voglia di vendetta, perché vedeva il padre comunque come c'era stato presentato, no? Come un grande uomo che aveva migliorato la sua città. E quindi voleva uccidere Bayek, ma Bayek riesce a canalizzare la sua sete di vendetta, così come era successo a lui quando era stato ucciso Hemu. Ergo, riesce a convincerlo ad entrare negli occulti. Per il bene superiore, per canalizzare tutta questa sua rabbia, questa voglia di giustizia in un nella confraternita, e per il bene di tutto l'Egitto, per il bene di tutti. Verso il basso c'è qualcosa che non mi quadra. Ah, c'è un ingresso. Un cerchio di pietre. Ok, perfetto. In effetti ci hanno messo i filagas, i mercenari. Cerco di vedere dell'Ank. Oppela. Pozione scudo, pozione scudo. Tu sei la mia strada. Mazza. Che è una padella. Lo scudetto. Se girate la testa. Allora. E mo dove lo trovo? These stars are all we share now, Hemu. The Ankh gives me a view of your world, my son. It is carried along the Nile and through the waters of the Sea of Reeds, beyond the mouth of the gorges and forever. The Ankh is carried by Sheshat, goddess of writing. The great wife and daughter to Thoth. She reminds us that if we do not record that what was, it does not exist. The mistress of the House of Books holds you to the sky. Nulla è reale. And oversees the most important of scrolls. I keep the Ankh of Ra, Horus, and the sky. It reminds me we are always one. Lank. Sheshat has stretched the cord and helped lay the great foundations of our Ankh. Se non ricordo male. Is burned with the skulls of falcons onto our roof. Ah, il simbolo, è il simbolo. In rock upon my heart. Il simbolo Ankh significa, mi sa. No, non è qua. A meno che non lo debba girare un pochino. No. Sì, ok. Simbolo. Ah no, l'anca è quella Gigi proprio. Ok. La croce egizia. C'è un orchino da ragazzino così. E lui infatti già l'anca degli assassini. Il teschio dell'aquila. Perché
avranno detto Falco. Non ci ho fatto nemmeno cosa, ho detto Hawk o Falcon. Comunque. Ah! Ci abbiamo anche in acqua, ottimo. No, esattamente qui. Vai, vai, Bayek, non titubare. Ignazio, che fai? Titubi. Maia, che mina. La mia... Ora, per chi invece ci segue su Twitch questa settimana, ahimè, le live saranno un po' meno. Perché domani ho una riunione. E quindi non ci sarà... So, Horizon Zero Dawn non trova pace, ragazzi. So più i martiri che abbiamo saltato di quelli che l'abbiamo fatto, mannaggia la miseria. Infatti avremmo voluto anticiparlo oggi, ma Bad Mau per motivi suoi di lavoro non poteva. La riunione che io di solito ho il lunedì o il mercoledì, questa volta è stata spostata al martedì. E quindi non puedo far nada. Mercoledì non posso. Non posso proprio mercoledì, ahimè. Eccolo. Leave me alone, motherfucker. Guarda, c'è la barriera corallina, raga. C'è il reef. Cazzo, c'è la barriera corallina. Hanno fatto il reef. Hanno fatto il reef, come giusto che sia. Sì, però se quello era il corallo di fuoco, non te la scampi così, però vai, ok. Che figata, io sono stato a... Oddio, come si chiamava l'oasi dove sono stato io? Oh, Absol Secondo, ciao! Scusa, non mi è arrivata la notifica della chat, meno del messaggio, meno male che ci ho guardato. Ah, e tesori due? Ok, morì. Madonna, quanti. Facciamo una roba. Andiamo a ripiare un attimo aria, così poi in un colpo solo facciamo tutto. Come va Absol? Tutto a posto? Quattro spettatori, buonasera quattro spettatori. Stavo giusto dicendo che questa settimana la programmazione è un po' così, subisce delle variazioni per motivi IRL in real life. E quindi domani, bella, sono contento. Quindi domani e mercoledì non ci saranno live, ahimè. Giovedì invece, se tutto va nel migliore dei modi, ci sarà il finale di Undertale. Vi invitiamo a presenziare. Venerdì mi sa tanto che inizio Tomb Raider. Anche se non so quanto sia utile per Twitch, mannaggia la miseria, ma ormai ce l'ho. E sabato sera noi facciamo un'apertura, uno spettacolo comico. Ma ahimè non possiamo streammarlo, perché facciamo solo apertura. E a un comico, tra l'altro, professionista, ergo non possiamo, ha ovviamente dei vincoli, no, che non posso, che ci impediscono di streammarlo, ahimè. Quindi invece di fare una live di 20 minuti, mezz'ora al massimo della nostra apertura, buonanotte, non lo facciamo proprio. Tuttavia sabato e domenica mattina, se tutto va bene, soprattutto domenica mattina, se mi ripiglio Fortnite e sabato pomeriggio non dovrei averci problemi, perché tanto il pezzo dell'apertura sono abbastanza tranquillo. L'ho fatto più volte. Sabato pomeriggio iniziamo questo benedetto Red Dead Redemption 2. Che poi porteremo avanti anche domenica pomeriggio e sera. Sempre salvo complicazioni nella vita vera. Absol, dimmi come va. Ma ti è arrivata la notifica? Sei capitato qui per caso? Stavi scrollando la home? Perché un po' di gente mi dice che le notifiche ultimamente di Twitch fanno un po' i cazzi loro. Ti sei visto lo spettacolo? Ricordami un attimo quant'anni c'hai. Perché sto per chiedere una cosa, c'ho bisogno di sapere quant'anni c'hai. Mannaggia la miseria. Tu sei la mia vita. 13. Ah, ok, sei giovane, giovane, niente. Abbiamo fatto una serata comica, ma... C'era un bambino di 8 anni a presenziare, eh. Però... Che l'abbiamo streamata, adesso streamiamo Amen, che insieme a Bad Mau, quando ci capita... Ma che vogliono mo questi? Quando ci capita anche le serate comiche... Quando ci capita, in realtà ce ne abbiamo due fissi al mese.
quella di sabato è stata un'occasione speciale. A un anno di distanza dalla prima in fumetteria. Ma comunque ci stiamo dentro un casino con lo streaming delle live. Anzi, io vi invito venerdì 19 alle 23. Ci sarà il comico più bravo d'Italia, che però non è riconosciuto per il suo valore, quindi ci possiamo permettere di streamare, di averlo gratis come ospite e di streamarlo, oltre al fatto che è un nostro amico. Mori, stronzo. Scusami, Absol, non volevo essere volgare. Ciao. Dov'è l'ultimo? Vabbè. Quando arriva sta pizza? Io prenderei anche i vostri cammelli, ma sono brutti. Il mio è troppo più figo dei vostri. Ergo non lo prendo. Insomma, c'è gli esami quest'anno? C'è gli esami delle medie? Fate ancora gli esami alle medie? Oppure hanno tolti pure le medie agli esami del terzo? Ah, un altro cerchio. Cazzo! Non fai rumori. Ma che so finished. Ah, Seno non disponibile, è vero. Ma non volevo farlo. Un po' troppo tardi. Un altro cerchio di pietre. Cioè, sì, l'avevo già visto che era un altro cerchio di pietre. Me confonde un po'. Perché, ad esempio, non c'è, è il penultimo posto. È il penultimo posto da vedere. Io mi ricordo che quelli come questo qui, che c'avevano le cosine luminose. Buonasera, quarto spettatore, nel frattempo che sei giunto. Le cosine luminose attorno. Ah, giustamente. Erano. Io mi ricordavo che era qualcosa di importante. Bravo Marco, complimenti. Magari. Però pensavo ci fosse una tomba, qualcosa, cavolo. Magari stanno. Che ci avevano messo tutto del gioco originale, invece. Cioè, allora, mo tu mi vuoi dire che con sto vassoio di cartone riesci a parare i colpi di questa cazzo di ascia di livello 45? Super ultra mega velenosa. No, questa non è velenosa, già altro. Comunque. Grazie, vorrei depredarvi adesso. Posso, pescoccia? Ok. Cristallo di carbonio. Ma sì, puoi dire quello che vuoi. No. Sì, purtroppo ho gli esami. Ma che purtroppo? Che purtroppo? Perché dici purtroppo? Non hai studiato? Non ti piace studiare? Guarda, io ti posso dire già che quelli di maturità sono una cavolata. Figurati quelli della licenza media. Vai tranquillo, vediamo un po' che c'è qua sotto. Mazza, ragazzi. Cioè, sto gioco te calcola in tempo reale quello che succede sopra e quello che succede sotto il livello dell'acqua. Infatti so che Odyssey, che c'ha la mappa più grande, c'ha una grafica che dicono peggiore di Origins. Scusate, non una grafica peggiore, meno fluidità. Meno fluidità di gioco. E appunto perché c'ha molta più acqua e quindi c'ha molti più calcoli da fare il gioco. Non lo so, mi spiace. Comunque ci giocherò prima o poi Odyssey. Sicuramente. Dio, sicuramente è veramente una promessa che non posso fare. Vorrei arrivare a giocarlo prima che esca il prossimo. Che a quanto. Che dovrebbe essere a quanto pare sto Kingdom, nome in codice Kingdom. Great Sobek, protector of the Nile, of Ra, of Horus. All the great gods confront you. I serve you, but I do not trust you. Non è questo. Anything is moral in your race. Ciao ciao! Absol, buonanotte! Bocca al lupo per gli esami. Sacrificed all for chaos and madness. Qua ci sono già stato. You mate with the waves of the Nile and reign over all gods. And I will slay you if I must. Dove cazzo? Ma tra un po' ci fa vedere, ci dà il consiglio perché. Eccolo. Mi sa che non ho mai registrato. Non ho mai registrato. Sobek. Dio coccotrillo.
Mi sa che nelle live non ho mai registrato The One, perché mi è capitato due volte solo, eh. Che quando non trovi la costellazione c'è una scia di stelle che ti direziona. Terzo spettatore, sei ancora Absol o sei qualcun altro? O qualcun'altra? E sfide classiche completate. Ubisoft Points, minchia, ce ne avevo tantissime. Ne ho spesi una palanga per le armi speciali di Origins, che ho sbagliatissimo, perché i costumi ci stanno, mi piace averceli anche se non li utilizzo. Infatti ho comprato... Ah, vedi, mo devo vedere se ci stanno degli altri da acquistare. Se ce ne sono degli altri da acquistare qui in nel DLC. Però io ho comprato anche quelli che si comprano nei... Eccoli qua. Dai sarti. Cioè, questo... Non so nemmeno... Questo me lo so guadagnato. Non sono nemmeno bellissimi. Quello dello sciamano sì. Quello sciamano non male. Guerriero ombra. Guerriero masai. Cioè... Ni. Nel senso, sono bellini, ma non li uso. Leggia e l'ir. Cioè, cazzo vai. Mi piace averceli. Però ecco, le... armi invece me le sarei potute tranquillamente risparmiare uno, perché me lo gioco con le armi che mi dà il gioco e io non penso che ci sia bisogno di altre armi per... ma una tana, che palle. Di altre armi per finirlo. E due comunque non le voglio, anche se fossero pompate, tipo. L'unico vantaggio che c'hanno effettivamente è che si potenziano con pochi soldi. Però... non sono, comunque non hanno le caratteristiche che piacciono a me. Ergo, siete morti, 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 morti. Oh, era il tuo amichetto speciale, eh? Testa di cazzo. Oh, che male che mi hai fatto. E voilà. Ok, direi che abbiamo svelato tutto quanto la mappa. Non è stato difficilissimo. Direi che adesso facciamo una cosa carina. Andiamo a vedere se c'è... Ah, c'è questo. Il papiro nascosto nelle vicinanze. Non riesco a farlo. Andiamo qua. Troviamo il lavoro. Facciamo questa, la missione giornaliera. Anche se prima vorrei comprarmi dei vestitini, per vedere se ci sono dei vestiti nuovi. Vorrei potenziare tutte quante le armi. Vorrei arrivare, insomma, alla maledizione del faraone con tutto pronto. E poi andiamo a farci qualche missione secondaria. Io mi farei queste qua del Sinai. Nel caso in cui le finissimo e ci avanzi del tempo, abbiamo un'oretta circa, andiamo a fare anche quelle del gioco principale. Altrimenti facciamo solo queste qui. Ci spolpiamo tutto sto cazzo dei Sinai. Anche se, guarda, me lo tengo per ultimo. Quel papiro lì lo tengo per ultimo perché non riesco a trovare l'ingresso per quel posto. Cioè c'è un tetto che sembra da rompere, no? Un pavimento, anzi, che sembra un tetto da rompere. Però non si rompe. Vediamo un po'. Tu sei la mia strada. Vediamo qui che c'hai. Dovrei avere delle cianfrusaglie e delle parti di animale da venderti. Che è tutto sto casino che sento? Gente che trottola. Allora, dicevamo, sembra che il prossimo Assassin's Creed Kotaku ci ha sempre beccato. Oltre all'easter egg di Watch Dogs 2, sembra che abbiano avuto due conferme da fonti interne di Ubisoft che il prossimo Assassin's Creed, datato 2020, dato che a quanto pare il gioco 2019 può essere considerato la doppia remastered del 3 e del 3 Liberation, sembra sia ambientato in Scandinavia con i vichinghi. Ora, in realtà potrebbe essere anche Groenlandia, America del Nord, è molto probabile che ci mettano di mezzo, cioè sarà prima del 1000, primo millennio, il periodo delle lotte con i cristiani, che ci sarebbe anche per farlo rientrare nelle lotte tra templari e assassini. Boh, a me sinceramente sarebbe piaciuto. Cristallo di carbone non mi serve, cassa di Hega nemmeno.
Cioè, sto benissimo con le armi. I will sell to you later, Magi. A man is missing. Help him and I will help you. Ci metto un attimo, tanto per farlo. Io te lo trovo, però mi devi dire dove devo andare, ok. Aspetta, però ci dovrebbe essere un sarto. Facciamo un salto dal sarto. Sarto? Ok, vediamo se possiamo potenziare le armi allora. E non mi dispiaceva quello che si ventilava nell'antica Roma e che congiungesse Origins e Odyssey. How can I help you? Potenzia. Potenza fino al tuo livello. Ah, ok. Allora ci abbiamo 43, 44. E gli altri non si possono potenziare. Se io potenzio. Ah, l'arco di Ra. Non me... Ah, ok. Caccia spiriti, anima corrotta. Ah, perché l'arco di Ra è già 45. Non posso potenziarlo di più. Potenzia, potenzia lame di Thoth. E zanna di Sobek, che sinceramente è quella che uso di più. Ergo, potenziamo questa. Però io da te posso comprare anche i materiali, giusto? Già, però non mi servono questi, mi servono le pelli. Forse dai sarti posso comprare le pelli. Eccolo lì, un bel sartino. Solo che con 1800 ce lo saluto, poi mi dice passa la prossima volta. Eccolo là. Quindi insomma, questo Assassin's Creed è ambientato in Scandinavia, boh. Mi perplime un po'. Cosa abbiamo qui? Guardia persiana? Non ce l'ho già? Guardiano? Ah, abiti sontuosi. Compriamoci anche questi. Mo vedi, fammi controllare un attimo quello che mi serve. Attrezzatura. 10 di coccodrillo, 15 di coccodrillo, 15 di coccodrillo e 4 di pelle normale. Vediamo un po' se riesco, se me li posso permettere, tra l'altro. Allora, ah, non posso manco comprarne quante mi pare, solo quelle che c'ha. Excellent, una sega, perché già che ci sto, te compro pure queste, magari mi serve. Se non mi serve, le rivenderò, che dobbiamo fare? Infatti non posso costruire una cippa lippa. Mannaggia, mi serve. Le guardie qui sono vigilanti. Ma noi le skippiamo tutte. Tu sei la mia strada. Tra l'altro non c'era nemmeno tutto sto bisogno di passarci, però per tagliare. Aiuta i ribelli. Ma volentieri, ragazzi. Ma avrei potuto assassinarti e poi fare un assassino concatenato. Ma perché? Dopotutto. Ah, ma non dovete uscire le gabbie. Beh, allora ve la vedete da soli, ragazzi. Ah no, voi sì. Prego, tesoro. You are a free man. Ciao. Over here una sega. Ok, ragazzi, mi hanno lasciato contro uno solo. Penso che adesso potete farcela davvero da soli. E devo trovare un lavoratore scomparso, mi dispiace. Mi piaceva, insomma, che... Perché con Odyssey sono andati indietro. Tra l'altro poi Amunet, no? È passata la storia come l'assassina. Non dice... Quel punto interrogativo? Oh, buon uomo. Verrò da te dopo, allora. Maledetti. Questi punti interrogativi bianchi in mezzo alla sabbia. Obiettivo vicino. No. Grazie, Senu, che mi dici anche dov'è. Ah, viene tenuto prigioniero. Viene tenuto prigioniero o è il cattivo? O è il carceriere? L'imprigionatore. Perfetto, grazie. Hanno finito loro per me. Che bello, quindi, cioè, loro continuano a farsi i cazzi loro, cioè la mappa calcola tutto quanto in tempo reale. Non ci si crede.
C'è tutti gli NPC, tutta sta roba, lo calcola il gioco, non è che dici mentre io sto qua non fanno un cazzo. No, no, continua a succedere roba. Ah, c'è una Ahina. Sa che ce n'è più di una di Ahina. Infatti ce n'è cinque. Merda, mi viene da lanciare il rampino come in Just Cause 3, perché ho ripreso Just Cause 3. Palla tutte le missioni a livello a 5 ingranaggi. Renditi anonimo per interagire. Posso uccidere tutti quanti? Grazie al cazzo, non volevo mica interagire. Facciamo una roba. Ecco qua. Ah, tra l'altro c'ho anche una nuova cosa da testare, che quando faccio l'uccisione ultra poi posso uccidere un altro nemico con l'arma di quello appena giustiziato. May you find peace in the Duat, friend. Ah, si è morto. The should be told of this man's passing. È certo che non ci devo tornare, Reda. Non mi puoi mandare un messaggio, un tweet. Devo per forza tornare là. Così la strada 10 volte la facciamo. Ma bravo, vai, è che fonditi con la natura. Sei più tutt'uno di qualunque altro tutt'uno. Se vuoi puoi anche scalare, eh. È tutto ciò a cui si è ridotto il parkour. Scalare verso l'alto, scalare verso il basso. Stop, il parkour. Vabbè, è vero che non ci stanno alberi, appigli, eccetera. Però se la Ubisoft e Assassin's Creed te li inventi, cazzo. Anche le case, cioè, quanti ne avrò visti? Tre? Cinque? Tre dei cosi, quelli appesi che servono per girare l'angolo in volo. La merda. Cioè, era la caratteristica del parkour di questi giochi, che erano diventati realistici da quel punto di vista rispetto a Prince of Persia che correva sulle pareti, per quanto fosse fighissimo. Perché era veramente strafigo quello che potevi fare in Prince of Persia. Quella sarebbe. Quella sarebbe una roba da portare su Twitch. Mi piacerebbe proprio portare la saga di Prince of Persia per PlayStation 2. Quanto mi era piaciuta, cazzo. Però è anche impegnativa, non era manco così facile. Forse ecco, finito Assassin's Creed. Quindi tra anni passeremo a quella trilogia lì, alle sabbie dimenticate e poi al primo uscito per PlayStation 3. Primo uscito per PlayStation 3 che invece non c'entrava una cippa e che praticamente aveva cancellato il game over. E che coglioni che fate? Bastardos. Forte. Ok. Che coglioni! Bello sentire. Parlano latino come gli americani parlano italiano, cioè con lo stesso accento. Eccomi qui, tesoro mio. Sono anonimo. Non sono anonimo? Mi stanno ancora cercando? Chi mi sta cercando? Ah, ok. No, io con te voglio interagire, Reda. Potrei per cortesia parlare con Reda? No? Oh, sono anonimo, eh? Scusa, mi volevo arrampicare con l'alto profilo. Con il buon con il sempre Fidelis R1. Oh, May you find peace in the Duat, Magi. glielo ho detto anch'io. Since you found him, you can have the weapon I got for him special. He would have liked it that way. Salute da critico, danno colpo critico, sanguinamento da colpo. Not bad. Not bad at all, darling. Tu sei la mia strada, la mia verità. Abiti sontuosi, blu, poso. Cosa abbiamo qui? Grazie. Avrei potuto venderla. Mannaggia i pescetti. Lancia di selce. Ah, lancia di selce. Non rispetto a questa. Vediamo un po'. Lancia di selce uguale. Paro paro. Disporre in mano. Sanguinamento da collo. No, non mi va di giocare con le lance. Mi trovo meglio con l'ascia. Col dente di Sobek. Allora. Bravo Camel. Camel. Che poi è un dromedario. Però.
piccola curiosità, perché sulle pacchetti di sigarette delle Camel c'è un dromedario oppure c'è scritto Camel lo stesso? Ora, probabilmente l'inglese Camel si usa per entrambe le cose, eh. Ah no, fermi, non è in inglese, perché dovrebbe essere dromedary. È in arabo che si usa per entrambe Camel o Kamal, la parola originale, se non ricordo male. Fatto sta che l'aneddoto è questo: il fondatore, il creatore delle Camel, del marchio Camel delle sigarette, si trovava in Africa, tipo, ok? E mentre era lì in visita, un safari, non so che cazzo stava a fare, questo ragazzo è il fortino più figo del gioco. Mo' ci facciamo un giro quasi quasi, che se non c'ho più niente da prendere, cioè, mamma mia, bellissimo. E mentre stava lì in visita, vede sto dromedario e chiede alla guida, mi sembra, comunque a qualcuno di lì, come si chiamasse quell'animale. E gli viene detto, tra l'altro la Camel c'ha quasi 110 anni, quindi erano inizi del Novecento, ragazzi. Perché io questo lo so solo perché quando lavoravo in campeggio, qui vicino a casa mia, stavo al bar e facevamo anche la tabaccheria, ed era l'estate del 2003, infatti quello in cui compivo 18 anni, e erano i 90 anni della Camel, e quindi era venuto il rappresentante della Camel a portarci le t-shirt della Camel, i pacchetti di metallo per tenere i pacchetti della Camel, custode di metallo per tenere i pacchetti della Camel, e ci ha raccontato questa storia, perché io avevo questo dubbio da un'infinità di tempo, anche se non fumavo all'epoca, e con quel lavoro avevo imparato i prezzi di tutte le sigarette al volo proprio, pensate quanto ne vendevo. E io gli ho detto, ma perché si chiama da buon rompicoglioni quale sono, io gli ho chiesto perché si chiama Camel se è un dromedario, e in effetti la spiegazione c'era. Ah, sono stato anche bravo, perché magari, cioè, quel rappresentante lì era lo sapeva, ma nessuno gliel'aveva mai chiesto, e finalmente qualcuno che gliel'ha chiesto gli è arrivato. Tu sei la mia strada, boom, la mia verità, boom. Grazie. Un punto abilità, perfect. Andiamo a mettere quella roba lì. Poi a sto punto io ho i prossimi punti abilità. Perfetto. Depreda, depreda, depreda. Cristallo. Un ladro in fuga, avrei dovuto cercare un posto migliore per nascondermi. Pensavo che gli avvoltoi fossero così aggressivi. Comunque sia, non potevo certo stare qui con quei pizzi di merda vicino alla costa. Ah, ah, quelli vicino alla costa mi sa che sono quelli che mi hanno caccato la minchia prima. Che poi, poi avvoltoi a me non mi hanno mai detto una cippa di niente, cioè non mi hanno mai dato sfastidio. Ora, ci sono altri punti interrogativi a parte quel pezzo di merda di punto interrogativo. Sì, che c'è un punto interrogativo. Muito bem. Abilità adrenalina al massimo. Boom, adrenalina 2. Che cazzo vuoi abilità ancora? Ah, ce n'avevo 4 dei punti abilità. That's true. Puoi comprare bighe da guerra nei botte delle stalle. Non me ne frega niente. Disarcione i nemici e prendi il controllo del loro bio cavalcatura. Probabilmente userò quella. No, sono un po' tanti tutti quei chilometrini. Quindi ce ne vamos ad Arsinoe col viaggio rapido. La mia libertà. Abbiamo raggiunto l'ora di live, ragazzi. Io direi che comunque può andare bene. Anche il video conclusivo della serie dedicato agli occulti, un po' mero del culo che avrei potuto far tutto veramente, perché ci abbiamo messo un quarto d'ora a farlo, avremmo potuto far tutto in un unico video, però stica, che dobbiamo fare. È il bello delle blind, no? Uno che ne sa. E non succederà più, perlomeno con Assassin's Creed, fino ai prossimi Assassin's Creed che non ho fatto in blind, che ho già giocato fino alla fine, cioè con gli occhi, ad esempio, ho fatto una promessa che potrei non mantenere la prossima volta, ovvero con la maledizione del faraone. Al massimo mi informo prima solo sul numero
dei capitoli, delle storie, delle sequenze, memorie, come cacchio si chiamano. Anche se in realtà si può considerare spoiler, perché sapere quanto dura una storia. Non voglio cazzi, quindi non passa. Anche perché è sicuramente una... Infatti, aspetta. Almeno non mi viene... Zitto, non hai visto niente, stronzo. Almeno... Non me... Oh, no, ma... Cazzo, sta andando via. Minchia, ci metterò... Porca merda. Tu, vieni qua. Sì, sì, so io. Ivi dovrebbe essere lì, quindi tipo ferma di lì sarà. Sireme del Mar Rosso. Non volevo. Esatto. No! Perché ti sei lasciato? Oh, ma raga, ma c'è. No, ma allora mo. Cioè, ci esploriamo un attimo il riff, perché qua c'è il riff. Stronzo, te fermi, Vajak. No, perché te... La furia che fine ha fatto? Perdonami. Attacchi a catena. Ah, se ti uccido. Ah, ce n'è un altro. Ma in più sti stronzi. Capitano. O comandante. Me lo merito, sì. Fatto proprio bene. Surdato. Surdato innamorato. Ma non sentite caldo? Ma è caldo in Egitto, eh? Io non so che periodo dell'anno sia, però. Sul Sinai. Un po' magari lì. Siamo a nord, però. La mia libertà. Bravo, vieni qua. Dai, stronzo. Vogliamo dar fuoco alla nave, per favore. Magari se becchi lui anziché. Grazie. Uccidi il capitano. Dove andate, maledetti bifolchi canori? Stupidi bifolchi canori. Oh, stronzo. Ah, sei ancora vivo? Ma i cazzi tuoi. Impiegato del mese, direbbe Rick Sanchez. Impiegato del mese, signori e signori. Cosa abbiamo qui? Uno scudo che rivendo insieme all'arco. Anco. Pure le spate. Lama dei cananei. Ok. Ora davvero non dovrebbero esserci più punti interrogativi. Rimane solo quella fottutissima pergamena di merda. Assurdo, qua non c'è niente. Ah, non c'è. C'era qualcosa, ma l'abbiamo fatto. Mannaggia la miseria. Dai, facciamoci una missioncina su. Il lamento dei morti. Di recente nella necropoli si registra un numero crescente di avvistamenti misteriosi e sono inquietanti. Qualcuno deve intervenire. Perché io? Perché io? Di tutti. Perché io? Devo fare sta roba. Facciamo questa e poi ci salutiamo. È un po' l'uptime, ma dovrebbe essere un'ora esatta. Poco più. Ci raduni in unità. Un'ora e 4 minuti, infatti. Non capisco perché non mi compare più la notifica. A parte che devo togliere un sacco di notifiche che mi compaiono in live. Ma non capisco perché non mi compare più la notifica della chat. Ci hanno avuto un po' di problemi con la chat, ho sentito in giro su Twitch. Tuttavia, a proposito di Twitch, questi discorsi li ho sentiti su twitchumerang.it, una comunità di streamer per streamer e non solo, che per i semplici appassionati, ragazzi. Se volete far crescere il vostro canale,
collaborando con gli altri, ovviamente, ragazzi. Non è che poi, non è il genio della lampada Twitch Humerang. Ci si aiuta, è una vera e propria community dove ci si aiuta, ci si consiglia e si cresce insieme. C'è gente più esperta, gente meno esperta, canali più piccoli, canali più grandi. Io sto ancora a prova. Ormai dovrebbero essere passate un paio, due settimane, mi sa. Beh. A quanto pare hanno apprezzato il video la live comica, quindi magari aiuta. Magari no. Magari invece. Oddio. Oh, dearest Isaac, protect me and my poor wife. Neb, do you need help? My wife is ready for her journey to the Hall of Anubis. But my knees quake with fear. What awaits me at the necropolis? I have heard stories to turn a young man's hair white. I am headed there. I will take your wife's body, if you like. Would you? I will be 1,000 times grateful. Ma facciamo che, ecco, magari più su che posto ci vado a cavallo, poi dopo la seppellisco, la tumulilande io, la tumulolande. Grande Vajak, grazie. Cosa vai? No, non devi salire, devi. Come si scende? No? No, 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 no. Ah, giusto, devo tenere premuto. Ok. On. Vabbè. Un po' di rispetto, vai. La torcia, Bayek, ce la fai? Questa fumera. Oh, Madonna Santa. Madonna Santa, vaffanculo, gioco di merda. M'ha fatto via un collasso. Un collasso. La... è bravo. Lasciala lì. E... via dai coglioni, tipo prima di subito. Ecco. These are the sounds of a wicked spirit. Infatti il luogo segreto che non avevo trovato la prima volta. Che sono venuto qua, o forse sì, l'avevo trovato. Ce la facciamo? Ecco, grazie. Sono le braccia e le gambe dei morti. Qualcuno li sta profanando. Che qual è il modo migliore per concludere il nostro appuntamento con gli occulti? Non mi fa... I am the incarnation of Set, god of chaos. He who dismembered Osiris and spread pieces of him all across Egypt. You are a desecrator and a murderer. You are the incarnation of Iset. Come to stitch her husband together. You shall. Oh shit. I will cut you to tiny bits. Osiris will never be whole. Your body will be scattered. Ok, volevo menarti con l'ascia, ma non lo farò. Oh! Ti è piaciuta? Stronzo! Io non ti voglio manco far rimanere qua. Te voglio portare via. Non te lo meriti di stare. Sì! Non te lo meriti di stare nella necropoli. Testa di cazzo. C'è una missione secondaria che voglio fare. Ma non mi ricordo. A parte potrebbe essere nella maledizione del faraone. La maledizione dei faraoni, come cazzo si chiama?
Stronzo. E ok. Direi che ci siamo, ragazzi. Per ora basta. Saluta. E boom, andiamo a fare un ride. La live finisce qui, ragazzi. Vi voglio tanto bene. Il video finisce qui. Finiamo qui gli occulti. Perché sì, è comunque durato più di un'ora e va benissimo. Va benissimo. E vediamo però chi c'è live. The Twitch Boomerang. Twitch Boomerang stream. Sì. E così andiamo a fare un bel ride. Io vi ringrazio ancora, vi ricordo. Mo, questa missione qui secondaria che vorrei fare, il figlio di Rame, sembra sentito lì. Mi cerco se sta nel gioco principale o nella maledizione dei faraoni. Lo porterò alla fine di tutto, alla fine della maledizione dei faraoni, perché le prossime live saranno per la maledizione dei faraoni. Quindi di Assassin's Creed, dico. Quindi iniziamo e ci dedichiamo direttamente alla storia principale di quello. Teniamo gli extra alla fine in caso in cui succeda come questa volta, in cui finiamo la storia prima del previsto. È un po' che abbiamo qua. Se ti va di farmelo vedere, Twitch. Mi dà tutti offline. Non credo sia possibile questa cosa. Allora. Facciamo che vado direttamente su Twitch. Ah no, dovrei vedere. Cazzarolina. Leggenda 88 c'è live. Vediamo. Hai raido. Il raido però fa la serata solo Prime, quindi non ce l'abbiamo. E va bene, ragazzi. Mentre Baia e Senu sono bellissimi, andiamo da Leggenda 88, perché non riesco a vedere chi altri c'è in live. È pesantissima sta pagina. Ce la puoi fare? Ora, vediamo un po'. Raid che li ammazza stecchiti. Ah no, non è questo, è questo. Raid Leggenda 88. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Ci raduni in unità.